signore e signori, sono un genio. Vi starete probabilmente chiedendo il perché di questa affermazione così pesante. Ve lo spiego subito. Allora ragazzi, vi spiego brevemente. Ieri mi trovavo in centro con un mio amico, siamo andati a fare un giro qui in centro a Modena, un giretto tranquillo. Lui, questo mio amico, fuma, ok? Fuma le sigarette. Benissimo. Cosa succede? A un certo punto arriva un altro suo amico, lo incontra, diciamo così, stavamo camminando per strada, lo ferma questo mio amico, gli dice: oh ciao bro, come stai? Sei un grande, sei un king. Il mio amico aveva la sigaretta in mano. Questo soggetto gli chiede una sigaretta, il mio amico gli fa: guarda scusa, ma era l'ultima. Una classica scusa per non darti la sigaretta, ovviamente. Questo qui, purtroppo amareggiato, se ne va via perché non ha ricevuto la sua benedetta sigaretta. Allora lì mi è venuta l'illuminazione, ragazzi, l'illuminazione. In questo momento vi starete chiedendo il perché di tutta questa spiegazione, probabilmente anche inutile. Benissimo. Facciamo un piccolo calcolo. Un pacchetto di sigarette più o meno costa 5 euro, giusto, di media. All'interno del pacchetto ci sono più o meno, cosa sono, 20 sigarette. 5 diviso 20 fa, se non sbaglio, 0,25 centesimi. Mettiamo caso che voi siete anche abbastanza conosciuti e nel vostro giretto in centro con l'amico o con la fidanzata, così, incontrate un vostro amico, due vostri amici, un sacco di amici, mettiamo 4 amici. Due dei quali sono scrocconi e fumano anche. Avete purtroppo trovato dei brutti... avete degli amici di... oh, vabbè, insomma... Vi chiedo la sigaretta, fate brutta figura se non gliela date, o se gliela date sono 50 centesimi che perdete. Ok, moltiplicate questi 50 centesimi per, che ne so, uscite 4 giorni alla settimana. Benissimo. Fa più o meno un euro? Sì, un euro, se non sbaglio. Ragazzi, avete buttato via un euro. Perché? Vi spiego brevemente. Moltiplicatelo per i mesi, per le settimane. Sono un botto di pacchetti di sigarette, quindi io penso che non ne valga la pena, no? Visto che le sigarette non le regalano, io ho pensato questo. È un ragionamento molto semplice che ora vi spiegherò. Se sei un fumatore e ti chiedono spesso se hai una sigaretta, non ti basterà che portare un pacchetto di sigarette vuoto con te. Adesso voi mi direte: tutto sto cerimoniale, tutto sto video per dirmi sta c***a. Benissimo. In effetti avete ragione. Sto scherzando, è una cosa utilissima perché è semplice. Vi mettete il pacchetto di sigarette qui dietro, nella tasca posteriore dei vostri jeans, lo schiacciate anche, vi ci sedete sopra, tanto non importa, è vuoto. E il vostro pacchetto di sigarette vero ve lo mettete in tasca. Quando qualcuno vi chiederà una sigaretta, vi basta fare questo. No amico, questa era l'ultima, aspetta che ci guardo. Prendete fuori il pacchetto di sigarette, lo mostrate schiacciato e vuoto. E avete vinto. In questo modo evitate una brutta figura, evitate di regalare le vostre sigarette che avete pagato e comunque evitate gli scrocconi, così d'ora in poi gli scrocconi sanno che voi finite sempre le sigarette quando li incontrate. Molti di voi staranno pensando: che idea del c***o, ma non preoccupatevi, perché se voi adotterete quest'idea probabilmente sarete più felici, avrete più sigarette all'interno del vostro pacchetto e sarete di buon umore, sempre. Quindi, ragazzi, prendete questo consiglio come oro. Quindi condividete questo video, condividete quest'idea che penso sia rivoluzionaria. Raga, ho scoperto il fuoco. È come una scoperta del fuoco questa qua. Inaspettata e molto caotica. Lasciate un commento descrivendo la vostra opinione, non offendetemi, vi prego, e noi ci vediamo presto con tantissimi nuovi video. Ciao, ragazzi!